Beh, la medicina di genere per le aziende farmaceutiche è un impegno importante, da anni ormai lo abbiamo capito, ci sono numerosi farmaci in sviluppo, soprattutto per la donna, specificatamente per la donna, e lo dico con grande cognizione di causa. La presenza femminile nelle nostre imprese è molto alta perché siamo oltre il 40%, ma nella ricerca siamo abbondantemente sopra il 50%, quindi non potevamo non essere sensibili perché la ricerca da noi è donna, e soprattutto siccome la ricerca è innovazione, l'innovazione da noi è donna.